mia la calaria mia cumale, cumale, a mia la cumalaria mia calele, calele, a mia la cumalaria mia mia cumale, a mia la calaria mia calele. Ringrazio soprattutto gli organizzatori di questo convegno, estremamente interessante. Per me è la terza volta che vengo a Sorgono. La prima volta è stato circa 5 anni fa con un grande personaggio che era dei servizi segreti americani, nel tempo della guerra naturalmente, che purtroppo è mancato 2 anni fa, e che è stato un pioniere in tutto quello che riguardava il contatto con l'uomo, con l'altra parte di noi stessi, che noi spesso dimentichiamo, la parte metafisica. E poi sono stato qua 2 anni fa per controllare e verificare alcuni siti archeologici del paese, che non sono niente male, che poi vedremo anche nelle varie slide. Vi parlerò di cose un po' strane, un po' particolari, che molti di voi non conosceranno, però che sono una realtà che la scienza dimentica, anzi dice che molte cose non sono vere. Io ho ormai 30 anni di esperienza nel campo, ho fatto numerosi esperimenti, pensate che negli anni ho visto circa 130.000 persone per fare tutta una serie di sperimentazioni, a cui naturalmente ci sono delle dote particolari che ho sviluppato, però che sono dentro ognuno di noi. Noi non sappiamo di avere determinate dote, però se cerchiamo in qualche maniera di studiarle, di verificarle, sicuramente troveremo anche delle belle risposte. Anche perché molte cose che ci insegnano purtroppo non sono una realtà. Sono una realtà condizionata, mentre noi apparteniamo alla categoria del mondo sensibile, che ci viene espropriata dal nostro essere, dal nostro io. E partiamo proprio da una slide in particolare. Non parlerò di chiesa, vedete, questo dice il nostro Papa: l'uomo vive con le stelle, il percorso del sole e della luna permea la sua stessa vita. Questo la scienza ci viene negato, perché ci dicono che non hanno nessun effetto sull'uomo, mentre è una realtà. Soprattutto i contadini sanno bene, soprattutto gli effetti del sole: senza sole non ci sarebbe neanche la vita, e senza la luna non ci sarebbero determinati fenomeni, perché tutto quanto si svolge attraverso dei cicli, e i cicli sono fondamentali nell'uomo. Purtroppo l'uomo ha dimenticato pure questo. Partiamo, ce lo aiuto. Vedete, mi è comune questo nuraghe, penso che lo conosciate tutti. Vedete, è il nuraghe Lo di Sorgono, che l'ho messo proprio per identificare il luogo. Una scienza particolare che non è conosciuta o viene lasciata da una parte, perché dice che non è scientifica: la geobiologia. La geobiologia non fa altro che studiare le interazioni prodotte dalla Terra sul corpo umano. Noi siamo soggetti a una serie di radiazioni, di fenomeni che ci avvolgono ogni momento della nostra vita e che ci permeano durante la nostra esistenza. Vivere in un luogo energeticamente buono è un sinonimo di benessere. Vivere in un luogo che non è adatto alle nostre capacità di reazione non ci dà nessun effetto positivo, anzi ci logora l'organismo. Un esempio: per le 10 norme per avere un'abitazione sana sono la scelta del luogo di costruzione, il terreno, le fondamenta, i muri, le forme, il riscaldamento, impianti elettrici, ventilazione, sistema della sistemazione della mobilia e l'abitante. Sono tutti fenomeni che vanno nell'insieme per una buona e corretta vita sana. Vedete, la scelta del luogo di costruzione, verificate che nella zona antistante, il luogo dove volete abitare, non vi siano inquinamenti elettrici, elettromagnetici, chimici e sonori. Informatevi che nel luogo dove andrete a vivere non siano accaduti fatti di sangue, perché quello ha prodotto l'energia nel luogo. Il terreno: si dovrà evitare uno scavo troppo sistematico e profondo, in quanto è causa di squilibrio delle cariche elettrostatiche del suolo. Fate eseguire a un esperto rabdomante la ricerca di eventuali presenze di falde d'acqua, faglie geologiche edificate più lontane rispetto a queste. L'acqua è fondamentale, perché lungo il suo percorso crea un campo elettrico. Lo strisciare stesso crea questo tipo di fenomeno. Immaginiamo noi
anche l'acqua che ci viene data dai nostri acquedotti, che spesso non è potabilissima, da noi in Gallura è addirittura pessima, che viene lavorata addirittura con dei prodotti chimici e poi noi la riversiamo sul nostro corpo. Pensate che il nostro corpo si imbeve completamente di tutte queste sostanze, anche non bevendole, comunque vengono accumulate nel nostro organismo, quindi ne derivano anche una serie di malattie. Altro elemento fondamentale sono le fondamenta, che devono essere lontane da masse metalliche e ferromagnetiche. Correggete il potenziale elettrico del suolo con una maglia di rame fissata al suolo, è una necessità per scaricare queste forme elettriche. Prevedete che la canalizzazione delle acque ingressi e scarico verso i condotti fognari non si trovino sotto la verticale delle camere da letto e prevedete che i garage non si trovino ugualmente sotto questa verticale, perché c'è sempre un problema di elettricità minima che comunque incide direttamente sul corpo umano. I muri devono respirare, non bisogna usare prodotti strani che non fanno respirare i muri. Le forme sono fondamentali perché le forme creano un'onda e un'energia che all'uomo profano non è riconosciuta, ma chi sa e capisce sa che generano a loro volta un altro tipo di vibrazione e di frequenza elettromagnetica. Naturalmente il riscaldamento è fondamentale e evitiamo di seccare troppo l'aria perché il calore eccessivo danneggia il nostro respiro. E così via anche altre cose, adesso vado velocemente perché abbiamo tanto da dire. Impianti elettrici devono essere a norma, possibilmente devono essere collegati a terra con un sistema per lo scarico. Altro elemento fondamentale è che possibilmente nella biarchitettura attuale si chiama un disgiuntore di rete che ha la capacità di chiudere tutto il circuito della casa lasciando solamente attaccato solamente il frigorifero, lo scaldabagno e qualche altra cosa indispensabile per la vita. Di notte quindi ci troviamo in un campo elettrico completamente isolato, perché noi viviamo in un punto dove il nostro letto è posizionato in un punto tale che non riceverà questo tipo di onde che sono negative per il nostro organismo. Naturalmente poi sono essenziali anche la sistemazione della mobilia e che l'abitante non deve perdere il contatto con la natura. La posizione del letto, andiamo veloci perché il tempo, abbiamo tantissime slide da vedere. L'uomo antico aveva la capacità di sentire e di captare, quindi aveva presupposto che per motivi proprio di esperienza pratica la testa doveva essere messa verso il nord, perché lasciava libere da impressioni strane, altrimenti se per esempio la testa posizionata a sud crea gravi problemi all'organismo perché crea un'alterazione magnetica nel nostro corpo, perché il nostro corpo è bioelettrico, biochimico e biofisico, quindi sono tante cose che vanno di pari passo. Se noi non conosciamo questo, dormendo con la testa a sud per esempio si creerà un problema a livello reumatico sull'organismo. Molte volte dice dormo male, sono stanco, dice, con la testa dove dorme? Dice testa a sud, guarda, cambia la posizione, immediatamente la persona ne riceverà un beneficio. Quindi l'ideale è avere la testa a nord, i piedi a sud e naturalmente come seconda posizione ideale testa a est e piedi a ovest. Naturalmente al contrario crea una situazione sempre poco gradevole. E qui vediamo proprio una riproduzione di come dovrebbe essere la migliore posizione ideale. Naturalmente poi ci sarà da vedere. La posizione delle linee magnetiche della Terra che andrò adesso a spiegarvi. Questa è una teoria che viene dissacrata dalla scienza ufficiale perché non sono vere. Io vi posso garantire che in 30 anni di esperienza ne ho visto di cotte e di crude. Queste linee elettromagnetiche presenti nella Terra ci sono e ci sono dovunque e sono una maglia globale che circonda tutta la Terra e sono disposte in asse nord-sud e est-ovest. Nord-sud ogni 2 metri e nord-ovest, sud-ovest, sud-est, ovest-est ogni 2,50 m. Cosa causa dormire o sostare su determinate linee di quel tipo che abbiamo visto poco fa?
creano un'anomalia sul nostro corpo e si chiamano geopatie. Dice, cos'è la geopatia? Nel termine geopatie si intendono tutti quegli effetti generati dal suolo normalmente negativi che influenzano gli esseri viventi a causa del loro stazionamento sul territorio considerato. Quindi cos'è la geopatologia? La geopatologia invece è quella branca della medicina che studia le malattie generate per l'influenza del luogo in cui le persone si trovano a vivere o a stazionare, stabilendone la diagnosi e la cura. I punti geopatologici sono quelli che abbiamo visto, i punti d'unione di queste linee di forza del terreno. Qui abbiamo una rappresentazione grafica. Naturalmente, se associate poi a dei corsi d'acqua sotterranei, questa valenza sarà ancora alterata in modo massiccio, perché il campo elettrico andrà a rafforzare queste linee negative, quindi molto deleterie per il nostro organismo. Naturalmente le linee di Artaban non sono le uniche che esistono, ma ci sono tante altre linee che compongono questo campo bioelettrico della Terra e geomagnetico. La rete di Banker, poco conosciuta, però è una rete praticamente che raggruppa anche la rete di Artaban, però è 10x10, quindi abbiamo ogni tot quadrettature un'energia ancora più potente e più deleteria. Poi abbiamo la rete di Curry, sono disposte in diagonale rispetto alla rete di Artaban e sono ogni 3,50 m circa. Poi abbiamo linee sincroniche, altre linee di energia che normalmente sono, diciamo, inattive, però possono causare, se attivate, energia positiva o negativa. Queste sono le linee che corrono lungo tutto il nostro pianeta, vedete, sono disposte in asse secondo meridiani e paralleli. Queste sono linee europee, queste sono linee italiane e queste sono le linee sarde, le linee principali, però ce ne sono tantissime secondarie che praticamente in ogni luogo sacro, luogo preistorico, vanno e toccano parzialmente il monumento, perché gli antichi conoscevano e sapevano queste linee della terra. Cosa comportano le geopatie? Le persone sottoposte a un campo di energia debole, così come le linee di Artaban e quelle altre che abbiamo visto, creano delle anomalie sul nostro corpo e in corrispondenza di dove batte, perché sono in genere 21 cm per 21 cm questi punti di forza che salgono al suolo, causano un'anomalia sul nostro corpo, rendendo più debole l'organismo a tutti i tipi di malattie. Qui abbiamo alcuni esempi che vi farò vedere velocemente. Vedete, sono persone praticamente sottoposte a questo campo di forze deboli, dove praticamente il primo caso che vediamo a sinistra colpirà la parte del cuore. Nei miei circa 3.500 casi visitati dei punti dove dormivano, abbiamo notato che in corrispondenza del flusso energetico la persona che stazionava col proprio letto in quel punto era soggetto a malattie cardiache, di cui ogni 7 anni per infarto di letto e 14 anni quando aveva delle linee e non incroci, quindi comunque meno invasive, però comunque che colpiscono l'organismo creando finalmente bollicine a livello di arterie e di vene, quindi alterando quello che è la libera circolazione sanguigna. Qui abbiamo tanti esempi, passiamo velocemente perché ce ne sono veramente tanti. Quindi l'ideale è non avere una casa con delle quadrettature che vanno a invadere i nostri letti, ma bensì cercando di porre in essere le murature proprio al di sopra dell'asse nord-sud, evitando il passaggio di queste forze della Terra. Vedete, questo è un punto ideale, lasciando le camere sgombre e i letti sgomberi dal passaggio di queste forze naturali. Cosa abbiamo usato per cercare di dare anche una valenza scientifica al nostro lavoro? Abbiamo utilizzato anche gli strumenti che sono sicuramente oggettivi rispetto a delle valutazioni che poi possono essere valutate dall'uomo, che diventano soggettive: un misuratore di campo, un frequenzimetro, un misuratore di terra e degli scanner X. Scanner X praticamente sono un ricevitore e un ricevitore dove capta delle onde e durante il passaggio della persona sui vari punti individua questi muri energetici negativi per il nostro organismo e per l'uomo.
Naturalmente ci siamo avvalsi anche della tecnica da razzomante, utilizzando anche una scala utilizzata proprio dai radiestesisti, che è la scala Bowis, e una loboantenna. Qui abbiamo segnalato un percorso di acqua attraverso un oscilloscopio. Non è che l'acqua non si può vedere dove scorre, ma abbiamo anche la possibilità, attraverso degli strumenti, di verificarne il passaggio. Naturalmente abbiamo fatto anche dei test per verificare quello che accade all'uomo in determinati punti, utilizzando le prove di kinesiologia, il Vega test, che è quello strumento che viene utilizzato spesso nelle farmacie per verificare intolleranze alimentari, che può essere un valido strumento per verificare un'alterazione dovuta a qualche sostanza, ma anche il luogo dove esso dorme. Naturalmente la scienza ufficiale non riconosce l'uso della kinesiologia, però lo usano tutte le farmacie. Questa è la scala Bowis, vedete, la scala Bowis è una scala graduata che arriva da 0 a 10.000. È una cosa che poi può essere anche aumentata a seconda dell'uso e dell'intervento che si vuole fare. Praticamente la scala Bowis ci dà delle numerazioni che corrispondono alla scala Armstrong e variano, diciamo, da 0 a 6.500, sono quelle energie che sono scaricanti per l'uomo. Il 6.500 è esattamente neutro, al di sopra di questo valore del 6.500 le energie sono caricanti e favorevoli per il nostro organismo. E ci servirà poi per valutare i luoghi, le persone, gli oggetti, le piante, eccetera. Vedete, la scala Bowis va da 0 a 10.000 unità ed è denominato anche a livello fisico, quella parte visibile del nostro che noi vediamo. Da 10.000 a 13.500 sono livelli etterici, sono già livelli che l'uomo non può vedere ma che esistono. Da 13.500 unità Bowis arriviamo al livello spirituale, dove gran parte delle chiese sono state realizzate. Oltre la scala Bowis si accede, il livello di conoscenza va verso l'ignoto, ma noi sappiamo benissimo che abbiamo in Sardegna tantissimi luoghi che superano di parecchio questa unità di misura. Perché, come dicevo prima, il nostro corpo non è solamente un corpo fisico, ma ha anche degli altri campi che sono intorno a noi, che noi non possiamo vedere, però che ci danno quelle capacità e quelle modi di vedere anche le nostre parti energetiche e anche la parte spirituale. Per esempio, vi ricordate delle famose santi che sono dipinti con l'aura? Ecco, l'aura fa parte del corpo eterico e astrale, quindi sono disegnati su persone che hanno capacità sicuramente superiori agli altri, quindi li hanno identificate in quella maniera. Lasciamo perdere questa parte qua. Le azioni che arrivano dal cielo e dalla terra si congiungono molte volte creando dei benessere, ma anche delle situazioni poco gradevoli per l'organismo. Adesso andremo a vederle di fatto. Però gli antichi di tutto questo sapevano e conoscevano esattamente tutto, perché vivevano a contatto con la natura, stavano tutti i momenti della giornata a contatto con la natura, vivevano a piedi scalzi, vivevano nelle campagne, nelle grotte, avevano un contatto diretto col cielo e con le stelle, conoscevano tutto. Alcuni archeologi ci dicono attualmente che, dice, ma cosa ne sapevano gli antichi del cielo e delle stelle? Loro sapevano tutto, i nostri archeologi non lo sanno però. Per costruire dei monumenti attivi per la loro vita quotidiana avevano necessità di avere delle situazioni particolari. Innanzitutto quello che sono le geometrie della Terra, vedete? Geometrie della Terra insieme alle energie. Non ci dicono che il nostro terreno dove mettiamo i piedi ha una carica elettrica e c'è un suo potenziale. Si nega, mentre in realtà noi viviamo su qualcosa di vivente, di vibrante. Quindi le energie sono elemento fondamentale per realizzare un determinato monumento. Allo stesso momento gli astri, il sole, la luna e le stelle hanno un altro elemento che amplifica il valore delle energie, perché è un qualcosa che viene immesso nella terra costantemente con i suoi cicli. Naturalmente non mancano i rituali. Poi vedremo anche che i rituali sono sempre stati utilizzati dalla notte dei tempi fino ai tempi nostri.
arriviamo al perché siamo arrivati alla conclusione di determinate valutazioni. Innanzitutto abbiamo la statuetta rinvenuta nel pozzo a Sadra, che ha un qualcosa in mano, vedete, qualcosa biforcuta come un grande bastone, così come il bronzetto sardo con un bastoncino, che sicuramente sono elementi che ci rappresentano dei rabdomanti, quindi delle persone con capacità e in grado di capire e captare i segnali che venivano emessi dalla terra e dal suolo. Il collegamento cielo-terra ce l'abbiamo anche in Egitto, vedete? Abbiamo la porta bassa che è collegata al cielo, ma abbiamo la parte alta che è la porta collegata verso il cielo, quindi un'unione tra cielo e terra. Abbiamo sempre due obelischi all'ingresso dei monumenti sacri egizi, ma non solo in Egitto, ma ce l'abbiamo anche in Sardegna. La prima rappresentazione di energia la troviamo in Turchia, nel villaggio di Çatalhöyük, dove praticamente vengono rappresentate delle figure molto astratte, però che ci danno un'indicazione precisa di cos'erano. Vedete, queste sono in pratica due menhir. Ci indicano che c'è acqua sotterranea a bassa frequenza, 3500, e attraverso due, chiamiamoli due menhir, modulavano e frequenziavano il luogo per renderlo positivo per il nostro organismo, e sono essenzialmente davanti all'ingresso, in modo da, quando attraversavano questi punti, potevano ricevere qualcosa che l'uomo non neanche molte volte percepiva, però che cambiava la sua condizione vibratoria. Questo è particolare. Vedete le unità di misura? Il terreno sicuramente in quel luogo aveva un passaggio di linee magnetiche negative. L'acqua stessa era negativa perché al di sotto dei 6500 govis, qui abbiamo addirittura di sotto di 3000 unità. I due monoliti messi ai lati creavano una frequenza tale da amplificare quello che era il valore normale della Terra. Stessa rappresentazione la troviamo in Egitto, dove la dea stella riceve energia dal sole e viene trasmessa attraverso le mani al dio serpente, che era... sono i forsectoni della terra. Questa l'ho trovata a Creta, una rappresentazione del campo magnetico. Qui siamo a Cnosso, ricordate il famoso labirinto? Naturalmente tutti questi segnali possono essere captati anche non solo da rabdomante, ma anche dalle macchine. Vediamo qui proprio un diagramma della resistività di un insediamento neolitico, dove abbiamo una tavola che ci rappresenta delle curvature proprio e dei picchi in presenza di questi fossati oppure di costruzioni. Questo sono io che faccio dei rilevamenti attraverso il misuratore di campo, dove verifichiamo nei siti le varie frequenze emesse dal suolo dove hanno realizzato i monumenti. La cosa particolare è che ogni monumento ha la sua frequenza. Come abbiano fatto a capire che esattamente in tutti le tombe dei giganti hanno quella frequenza e tutti i nuraghi hanno quella frequenza? Quindi c'è qualcosa che li accomunava dal nord della Sardegna al sud della Sardegna. Quindi una capacità che era di tutti, non era di pochi, ma di tutti i costruttori. Cominciamo a parlare di menhir. Questo è un esempio di menhir che troviamo a Mamoyada, con dei cerchi concentrici con dei bastoncelli, vedete. Ma qual è l'uso dei menhir vero e proprio? Visto che a Sorgono c'è un bel sito, il sito di San Mauro, dove ci sono tantissimi menhir collocati lungo il territorio. Ma nessuno si è mai chiesto, dice, ma cos'erano i menhir? A cosa funzionavano? Qui abbiamo altri esempi di menhir, addirittura maschili e femminili. Qui addirittura abbiamo dei menhir mammellati che sono nella tomba di Tamuli a Macomer. Cosa accade nel terreno? Sceglievano appositamente il luogo dove collocarlo, dove c'erano particolari emissioni, in genere sono passaggi di acqua sotterranea. In quel punto il campo elettrico è abbastanza evidente, il rabdomante lo capta e ci mette al di sopra un bel menhir. Il menhir funge da collegamento tra cielo e terra
e riesce attraverso questa sorta di effetto agopuntura a modificare le energie presenti nel luogo. Questo causa un miglioramento notevole di tutto l'arco del terreno, poi vedremo anche in particolare, secondo l'ampiezza del monolite e secondo le valenze energetiche prodotte in quel punto determinato, perché in questo caso potremmo avere una linea di basso livello che incide su 10 metri, mentre troveremo un punto, un'arteria principale energetica, dove potrà intervenire modificando l'energia solo per addirittura centinaia di metri o chilometri. Gli antichi costruivano in genere però su punti di anomalia magnetica, dove abbiamo frequenze dai 350 ai 450 MHz. Naturalmente sono necessari dei punti particolari dove questa emissione è molto forte e molto potente, in grado poi da realizzare attraverso quelle necessità degli uomini antichi delle geometrie particolari, e queste geometrie sono già presenti in loco. Quando avevano necessità che un luogo non era abbastanza ben purificato attraverso l'emissione di questi luoghi, ma c'era una distonia costruttiva, cosa facevano? Ci mettevano i menhir laterali in modo da migliorare la situazione in tutta l'area. Vedete, creavano una zona neutra. I menhir e i beteli presenti proprio agli tamuli servivano per quello, per eliminare l'anomalia negativa per l'uomo e creare una zona neutra, quindi considerata anche sacra. Vedete cosa succede al terreno? Hanno messo un menhir benissimo e la zona diventa completamente neutra. Qui abbiamo già spiegato come funzionano i menhir. Il grande menhir generatore termina addirittura un raggio di 2 km. Quindi la presenza dei menhir qui a Sorgono, nella zona di San Mauro, identifica la presenza di qualcosa di importante nei pressi. Quindi servivano per, come barriera, per bloccare queste energie provenienti da solo che non hanno un effetto benefico. Sono proprio la zona di San Mauro, l'allineamento dei menhir. C'è qualcuno oggi però che conosceva queste capacità antiche. Sapete dove siamo? Siamo a Villa Certosa, a casa di Berlusconi, che lui sicuramente avrà demandato l'incarico a qualcuno, ma ha realizzato qualcosa di estremamente interessante. Perché? Vedete qua? Questo è un circolo di pietre simile a Stonehenge che ha un diametro di 33 metri. 3 metri più grande di Stonehenge, lui è più grande, quindi riesce a fare di più. E attraverso dei menhir, ne ha messo mi sa 66, qui è interessante soprattutto per qualcuno che si occupa di botanica, perché ha creato l'orto botanico, vedete? Ogni tipo di sorta di erbe. Vedete, sono un sacco di menhir messi a circolo secondo dei vari anelli, e all'interno guardate cosa c'è, c'è un ripetitore. Attraverso i menhir collocati in questa maniera in punti precisi e strategici della terra, ha annullato l'effetto negativo del ripetitore. Non ce le dicono, anzi le negano determinate cose, però lui le ha fatte, perché la sua villa è a circa 200 metri dal sito. Vedete quante pietre sono messe in ogni cerchio. Nel primo ne ha messo 12, nel secondo cerchio ne ha messo 17, nel terzo 12, nel quarto 9 e nel quinto 9. La frequenza emessa dal ripetitore in genere varia intorno ai 2000-3000 bovis, quindi assai deleterie per l'organismo. Attraverso l'emissione delle pietre l'ha rese estremamente positive, superiore ai 6.500 di quello che necessita il corpo umano per una vita tranquilla e normale.
Non solo, si è creato un circuito energetico intorno al luogo. L'unico punto negativo è questo qua, intorno ai 4.000, tutto il resto è fatto attraverso lo studio della geometria sacra. Quindi qualcuno è stato incaricato di fare questo determinato tipo di progetto, di realizzarlo, in maniera egregia, perché io l'ho controllato e risulta perfettamente consono a quelle che sono le esigenze del nostro organismo. Quindi sicuramente gli servirà anche a lui, a quanto pare ci va ogni settimana, quindi ne subirà anche un miglioramento fisico. Ecco perché magari lui non è mai stanco. Parliamo di nuraghi. L'archeologia ufficiale ci ha detto i nuraghi che erano essenzialmente luoghi di abitanti, abitazioni, ma c'è qualcun altro che dice che erano templi. Abbiamo una differenziazione tra l'Elliu e altri studiosi. Però secondo me il nuraghi ha un pluriuso, cioè veniva utilizzato secondo le esigenze. E nei miei studi ho visto tantissimi nuraghi e ho misurato all'interno degli stessi quale tipo di potenzialità elettromagnetica era presente nel luogo. Non può nascere il nuraghe senza la presenza di linee magnetiche. Estremamente positive in questo luogo perché hanno scelto zone di anomalia magnetica intorno ai 350 MHz. Queste linee sono rafforzate da passaggi di acqua sotterranea, che in tal caso si carica dell'energia positiva, quindi a sua volta cambia la polarità, quindi diventa due volte efficace sul nostro organismo. Quando attraversa terreni normali è negativa per l'uomo, quando interviene su e scorre su passaggi di acqua su luoghi energetici positivi, anch'essa si carica, quindi ha un effetto benefico. Vediamo alcuni tipi di nuraghi. Questo è normalmente il nuraghe Lodi di Sorgono. Oltre ad avere l'effetto, diciamo, di collocazione su punti strategici della Terra, interviene anche un altro fenomeno all'interno di alcuni nuraghi, non di tutti, ma di alcuni. Sono collocati anche su punti in cui c'è questo collegamento tra cielo e terra, dove in alcuni periodi dell'anno si può notare un fenomeno particolare, che è quello che avviene durante i giorni del solstizio. Noi andiamo spesso in altri paesi, magari all'altro capo del mondo, per vedere determinati fenomeni, poi ce l'abbiamo in casa. E questo è un nuraghe sardo, dove viene tolta la pietra apicale, situata nella parte della sommità alta dello stesso, dove questo raggio di sole entra e illumina una nicchia. Dice, perché non illumina il centro del nuraghe? Perché non può illuminare il centro del nuraghe, perché non siamo all'equatore. Quindi c'è uno spostamento di circa 17 gradi dell'asse. Questo sole entra e illumina quella determinata nicchia. La cosa particolare è che nel solstizio invece d'inverno il sole entra dalla porta e illumina la stessa nicchia. Quindi ci determina due cicli, quello invernale e quello estivo, che loro conoscevano benissimo. Quindi non solo diventa un tempio, ma allo stesso tempo diventa anche un calendario. Qui vediamo alcune immagini del nuraghe dall'alto. Cosa succede alle persone che si sottopongono a questo raggio? Che vengono illuminate portando in evidenza i campi energetici che ci sono intorno a noi, che abbiamo visto prima. Non è un effetto solamente di luce, perché si vedono. Qui purtroppo c'è troppa luce nella sala e non si possono vedere gli elementi, ma vista nel computer si vedono proprio le varie cornici formanti diversi campi dell'uomo. Vedete qua, si vede un contorno più sul rosso e uno leggermente più debole. Questi sono i campi di energia prodotti dal nostro organismo. Più è alta l'energia sul corpo umano, più il nostro corpo è in uno stato ottimale.
Vedete, queste sono due fasi diverse, in nuraghi diversi tra l'altro. E qui è un'immagine mia un po' strana, perché durante l'esposizione al sole, a un certo momento si nota il mio viso al contrario. È stata esaminata all'Università di Firenze e mi hanno detto che non c'è nessun tipo di rifrazione, quindi è un'immagine vera e reale, però è un'immagine che spesso ci viene riprodotta dagli antichi nuragici, perché molti menhir, soprattutto nella zona qua vicino, abbiamo dei menhir con degli omini che scendono a testa in giù verso la terra, come un principio di purificazione verso l'elemento della madre terra, che poi risale verso il cielo. Ce l'abbiamo qua, però dopo lo vedremo anche in un'altra situazione, quindi un elemento comune. Non si tratta di magia, ma di un fenomeno reale che accade. Parliamo di tombe dei giganti. Ho visto qualche tomba di gigante anche nel vostro territorio. Qui... Qui abbiamo un esempio, quella tomba di Senet Thomas di Dorgali, la tomba di gigante di Lurghi dal Zachena, Codvecchio dal Zachena, di Mizzani Palau, dove ho fatto gran parte dei miei studi, Pascalida di Calangianus, e questa è quella di Sorgono. L'avete mai vista? Purtroppo lo stato in cui versa non è il massimo, perché è attorniata dai bacci, sicuramente non è stato fatto lo scavo archeologico, quindi dà un'idea un po' diversa rispetto alle altre, che sono più monumentali, soprattutto perché hanno la stele elevata. Questa invece ha una stele laterale senza nessuna incisione. Però non per questo non abbia dei requisiti tali da modificare il campo energetico umano. Se non ricordo male si chiama Fontana Morta la zona. Adesso vi faccio vedere. Questa è la tomba di Madao II di Fonni. Vi ricorda qualcosa? Guardate la forma, sembra una barca. La barca è un elemento di navigazione, però, vedete, naviga a rovescia, perché naviga verso il cielo, dove le anime dei defunti dovrebbero andare dopo la morte. Queste sono le varie linee magnetiche che corrono lungo la tomba. I menhir laterali che molte volte accompagnano la tomba per migliorare lo stato vibratorio del sito. Cosa accade nelle tombe di gigante? Anche qui elemento calendario, soprattutto di quelle della Gallura e di quelle con la stella centinata, che sono quasi tutte rivolte verso est, perché verso est, alla nascita del primo sole dell'equinozio di primavera o dell'equinozio di autunno, questa luce entra all'interno dei monumenti e dà nuova vita, un elemento ciclico della rinascita. Cosa accadeva nelle tombe dei giganti? Al primo momento mi hanno preso per pazzi, però ho portato le testimonianze. Perché? Autori classici latini e greci ci raccontano, soprattutto Aristotele e Filippone, che è un suo commentatore, ci dicono questo. Certe persone afflitte da infermità se ne andavano presso le tombe degli eroi di Sardegna e li si curavano. Costoro quindi giacevano così per dormire per una durata di 5 giorni, dopodiché svegliandosi ritenevano che il momento in cui si destavano fosse lo stesso in cui si erano adagiati presso i loro eroi. Il culto dell'incubazione in Sardegna, che poi ci hanno copiato anche i greci. Gli uomini sostavano in questo luogo. Questo luogo misura come valenza energetica e vibrazionale sotto un profilo elettromagnetico 437 MHz e tutti i monumenti hanno la stessa frequenza. Cosa causa? Causa un effetto di magnetoterapia sul corpo umano, non c'è nulla di magico. Sostando e rimanendo sui luoghi si carica di questo tipo di vibrazione che è altamente benefica per l'organismo. Questa è una rappresentazione storica dove praticamente le persone sostavano e dormivano presso, vedete, ai lati del monumento, soprattutto sulle panche dove potevano anche sedersi e sdraiarsi. Noi a Palau abbiamo un flusso turistico generato proprio dai miei studi
nella tomba del gigante di Mezzani, che è una tomba piccolina, 6 metri, dove queste forze energetiche sono abbastanza presenti, malgrado il deterioramento e la mano dell'uomo che hanno in parte distrutto il monumento, perché le pietre che costituivano la parte della camera tombale e del corpo retrostante, la stele, sono state tolte per far sì che si dovevano costruire muretti a secco, è un classico in Sardegna. Una legge del 1820 della Casa Savoia che purtroppo ci ha demolito gran parte dei monumenti. Vedete, le persone si sottopongono a questo campo di energia. C'è uno strumento spedaliero, se non ricordo male, che si assomiglia parecchio. Quindi sottoposta a questo campo energetico, la signora mi sa che si stava curando un problema cervicale e ne ha tratto immediatamente beneficio. Noi facciamo in genere sostare una mezz'oretta per ciclo e vengono ripetute durante le settimane. Se qualcuno di voi ha un'idea di quante persone ci vanno in questo luogo durante l'anno, è incredibile, circa 60.000 persone. Il posto è libero e gratuito e possono andare a fare terapie. Negli ultimi anni questo fenomeno si è ancora di più accentuato perché la presenza è sempre più massiccia, quindi vediamo le persone che si danno i tempi con l'orologio, si controllano a vicenda. Vediamo alcuni casi di guarigione che hanno quasi il miracoloso, però di miracoloso non c'è nulla perché sappiamo della presenza di questi campi di energia al suolo. Una bambina affetta da osteomielite, deterioramento delle ossa, i medici dell'ospedale di Olbia hanno deciso di amputarle il braccio. Vedete? Dopo 2 anni di terapie non aveva riscosso nessun successo, quindi i genitori disperati hanno saputo di queste proprietà della tomba e sono venuti a cercarmi. Mi hanno detto, ma abbiamo qualche possibilità? L'ho detto, guardate, energeticamente il luogo è valido. La bambina reagisce bene, perché si può misurare anche sul corpo la valenza di questa energia che penetra nell'organismo. Ho detto, la bambina riceve bene. 9 giorni di terapie. L'osso è ricresciuto perfettamente ed è risanato. Quello che più mi fa incavolare qual è? È l'indifferenza dei medici a un fenomeno del genere, perché al radiologo che ha visto le lastre prima e dopo non gli è fregato nulla, invece di indagare. Cosa succede in questi luoghi? Che se noi utilizziamo una camera di infrarossi possiamo evidenziare il fenomeno di luce che si può notare nel luogo, solo gli infrarossi però. Perché anche qui non c'è nulla di sovrannaturale. In questi luoghi ci sono dei fotoni termici che salgono dal suolo e quindi c'è un aumento di temperatura che viene rilevato dall'infrarosso. Niente di magico. Tra l'altro cammina, come potete vedere, questa è una foto con obiettivo che è rimasto aperto 11 secondi, quindi ci mostra anche le varie mutazioni di linea che assumono. Vedete, l'energia che corre, che cammina. Passiamo ai posti sacri. Purtroppo devo fare una relazione velocissima perché ci sarebbe parlarne per ore e ore e ore. Vediamo uno dei magnifici templi apposto della Sardegna, questo è sul Tempieso di Orune. Sono luoghi sacri, ricordate, per gli antichi tutto era sacro, la vita era sacra, quindi ogni cosa che svolgevano aveva un carattere sacro. Invece da noi avviene esattamente il contrario, cioè la desecrazione del tutto. Santa Cristina Paolilati, no? Addirittura ho visto da poco che a Santa Cristina corre una sincronica proprio ai lati. Hanno centrato esattamente il pozzo. Questo è il sito, vero e proprio, il disegno planimetrico del sito. Vi siete mai chiesti perché hanno costruito le scale in basso e le scale in alto? È strano come monumento, ma aveva un significato spirituale notevole. Vedete le scale che scendono, sono 25 gradini per raggiungere poi l'acqua. Tra l'altro, nei pozzi sacri venivano svolto il rito dell'ordalia,
il giudizio divino che delle persone dovevano scendere se, se avevano commesso un determinato reato per verificare la loro innocenza o meno attraverso la prova dell'acqua. La prova dell'acqua consisteva in questo: la persona si doveva immergere nella stessa, se diventava cieca era colpevole, se era innocente usciva fuori indenne, quindi che vedeva benissimo. Però anche lì usavano i trucchi. I trucchi erano dovuti all'utilizzo di erbe. Mettevano delle erbe tali che creavano una cecità temporanea all'uomo, quindi condannati per forza, se lo volevano. Vedete, scale sotto e scale sopra. Sono stato fortunato perché ho scoperto il fenomeno di cosa servivano le scale proprio per caso, perché il giorno dell'equinozio di primavera, mi sa del 2001, stavo scendendo a cercare delle fonti d'acqua calda per il comune di Sardara e mi sono imbattuto in questo fenomeno. Vedete, innanzitutto, prima di vedere l'immagine vera e propria, vediamo che i gradini disposti nella discesa verso l'acqua hanno delle valenze energetiche diverse. I primi sono scaricanti, poi diventano caricanti man mano che arriviamo verso la fonte d'acqua. Quindi ha una finalità spirituale e rituale che ci toglie i pesi e le pressioni, ci scarica le energie per ricaricarci nuovamente al massimo della forza. Quando noi scarichiamo qualcosa, qualche batteria, dobbiamo scaricarla totalmente per ricaricarla al meglio. E così facevano gli antichi sul corpo umano. Però vediamo cosa accade. Vedete cosa servivano le scale alte? Rappresentano qualcosa di estremamente spirituale e ci indicano esattamente quello che è il ciclo della vita: vita, morte e rinascita. Ci fa vedere il nostro corpo, che è un effetto naturalmente dovuto all'acqua che rifrange e che poi viene proiettata sulla parte del pozzo, indicandoci quest'uomo rovescio. Quindi vita, morte e rinascita. Ma verso dove? Verso chi e verso dove? Guardate, queste immagini sono straordinarie. Abbiamo elementi spirituali e esoterici notevoli. Vedete, qui abbiamo la farfalla, qui abbiamo il bozzo. È la forma dell'acqua che rifrange sul pozzo è quella di Orione. Ho fatto una verifica archeoastronomica con un sistema col computer, è venuto fuori che nel solstizio intorno alla nascita di Santa Cristina la costellazione di Orione era proprio davanti. Quindi loro adoravano Orione e si presuppone proprio dalla figura che nasce all'interno che l'uomo dopo la morte andasse verso le stelle e verso Orione. Terminiamo il discorso con una cosa recentissima, che è del XVII secolo, dove la Chiesa utilizzava gli stessi rituali per l'edificazione delle stesse. Quindi tutto il mondo è paese, però quando vogliono le utilizzano. Questo è l'originale della biblioteca di Angers. Quindi tutto quello che è stato creato dall'uomo è stato riproposto secondo la conoscenza anche nei giorni nostri. Però c'è la speranza che qualcuno un giorno riesca a riappropriarsi di quello che era nostro, di quelle che erano le nostre conoscenze, invece di essere demolite e sbugiardate anche a volte, perché questa è una verità che comunque c'è ed è dentro di noi. Vi ringrazio, sono stato velocissimo perché purtroppo il tempo era corto. Questa è la raccolta dei miei primi studi, che è stato pubblicato nel 1995, ne sto preparando un altro che è molto più dettagliato, anche con le esperienze che ho avuto recentemente in Egitto, dove ho verificato una cosa che è straordinaria per la Sardegna e non per l'Egitto. Verificando i siti energetici della Sardegna in comparazione con quelli dell'Egitto, è venuto fuori una cosa sorprendente. In Sardegna le energie erano comuni e di tutto il popolo, compreso il capo clan, capo tribù, fino
all'abitante comune della capanna, le energie erano comuni. In Egitto ce l'ha il faraone e i dignitari e basta, quindi già ci porta a evidenziare un aspetto sociale notevolmente diverso che era comune per tutti per la Sardegna mentre per pochi per l'Egitto, quindi politicamente si presupponeva un regime assoluto mentre un regime assolutamente totalitario straordinariamente utile per tutti nella Sardegna e non è da poco.